Resta alta la tensione con Di Pietro Grillo e anche giornalisticamente col Fatto Quotidiano, con quel fronte che sta in qualche modo a sinistra o comunque in una posizione più oltranzista di fronte al PD che ha anche responsabilità di appoggio al governo. È una polemica che ben conosciamo e che rende nervosa la situazione, come si è visto plasticamente ieri, scherzosamente a Reggio Emilia, molto meno in questi stessi studi. Ho ricevuto proprio un fax, vi porto i saluti di Beppe Grillo, mi è arrivato qua il fax proprio quando ero in Ulotta, ha detto leggilo Benigni, siamo amici da tanto tempo, siamo colleghi e quindi non l'ho ancora letto, ha detto caro Bersani e cari elettori del PD, buonasera, vi volevo salutare e dirvi di andarvene tutti a pezzi di me, piduisti, ma falli, ma vaffanculo, tuttisti, ma va bene, è una cosa personale, ma la leggo dopo questo. Da comico serio, quale Benigni non poteva che partire da lì ieri sera a Reggio Emilia a suon di parolacce non pronunciate fino in fondo, sull'onda del poco carezzevole scambio Bersani-Grillo. Perché sarà anche un caso, ma in perfetta automatica sintonia con la ripresa del campionato di calcio, una volta il più bello, ora forse il più lesionato, è ripartita anche un'altra disciplina, poco sportiva, ma sempre molto, molto agonistica, quella dell'insulto televisivo, quella che, come direbbe Totò, a prescindere un posto nelle prime pagine dei vari siti lo trova sempre. Perché forse i discorsi, i ragionamenti no, ma la parolaccia, l'aperta offesa, quella stiamone certi la capiranno sempre tutti, come diceva lo stesso Boccia del PD ieri sera a Bersaglio Mobile. Lei mi dice è più facile dire vaffanculo a tutti ed ottenere consenso, ma questo è sempre accaduto. E poi Ferrara, che sembrava voler mitigare gli animi, si è ispirato a Moderatemi, lei. moderatemi. Proprio lui, eccolo partire in quarta. No, i magistrati sono dei fottutissimi in questi casi specifici, ma ho cosa vuol detto. dire fottutissimo? Fottutissimi No, carrieristi no, no, che mescolano la giustizia e vediamo di la politica non, di non, di non, e quindi hanno Giuliano, vediamo di non trascendere perché hanno poi uno imparato. giustamente. Aspetta, Si sta diffamando delle persone a cui io non intendo partecipare. Si doveva compensare una solo presunta astinenza da gergo tribale? Il tono del governo è ipercomposto e molto troppo british? La situazione incerta ci tiene tesi in questa crisi? Troppi i bollori di questa lunga estate calda? Ma fatto sta che ieri sera, da questo punto di vista, nemmeno noi della Sette abbiamo badato a spese in una puntata di Bersaglio Mobile che solo un indovino poteva intitolare meglio: La grande crisi. Non sono però venuto a sentire dei comizi di Travaglio o a sentire litigare di Pietro e Boccia, mi rompo i coglioni da morire. Poi dico Sapessi fottutissime. No, io non sono sboccato, mi sono a rotto i coglioni sentire di sentire dei comizi di Travaglio. Ha detto finalmente la verità e nessuno lo interrompe. Che cazzo di conduttore sei? Con Travaglio tenuto in collegamento di sicurezza, al centro svariavano poco i vari Macaluso e Di Pietro, il quale Di Pietro, forse stupito della foga ferrariana, ha adottato la teoria dell'impossibile contenimento fino alla fine, o meglio, quasi fino alla fine. E va bene che sei amico da 40 anni di Napoletano, ma no, e capisco che ti vuoi buttare sul fuoco, ma brucia delle mani, ma non prendersela con me. E che cazzo? Questo è quello che è successo e ci vogliamo scusare per chi ha magari vissuto, come dire, troppo fuori le righe alcuni elementi di un dibattito che lo si ricordava nel servizio, si intitolava nel programma di ieri di Bersaglio Mobile La Grande Rissa ed è stato fin troppo fedele a quel titolo. Tra l'altro, nel corso del programma, in un servizio che riepilogava tutto, si attribuiva al professor Zagrebelsky un giudizio negativo sul passaggio costituzionale dal governo Berlusconi al governo Monti come sospensione della democrazia, che evidentemente il professor Zagrebelsky, che è al centro delle polemiche, come sappiamo, non ha mai però minimamente disegnato in questi termini un errore, forse non l'unico, di ieri sera, di una serata comunque molto interessante per chi l'ha seguita e per alcuni versi anche istruttiva, oltre che per altri diseducativa.